Allora, anche con Jefferson nel dopo partita, allora un ottimo gol, soprattutto diciamo un'ottima prestazione, una grande reazione e poi insomma una cosa quasi storica, 3 gol dai panchinari, tutti e 3 entrati e tutti e 3 hanno segnato, cosa forse mai successa nel calcio. Infatti però penso che questo è il gruppo nostro che secondo me è forte, quindi cioè, tutti quanti sono dimostrati che sono fatti trovare pronti e alla fine abbiamo riuscito a far vincere la partita. E soprattutto mi sembra ormai di capire che la squadra giochi agonisticamente più cattiva, più carica quando si trova sotto, cioè quando ha bisogno diciamo così di dover recuperare, perché sennò sta un po' troppo tranquilla, perché su 1-0 effettivamente tu in campo non c'eri, ma abbiamo un po' sofferto. Ma sicuramente è una lato che dobbiamo migliorare, quindi io sono d'accordo che forse cioè non entriamo nelle azioni con l'atteggiamento giusto, però penso che questa è una cosa che mi si viene parlando da un po' e dobbiamo migliorare per non succedere che a volte non è sempre che riusciamo a ribaltare le partite, però c'è un dato positivo che oggi siamo riusciti e portati stati i 3 punti. Soprattutto il gol è stato importante perché è quello che poi ha dato il là, il via alla riscossa, no? Il 2-2 che è un po' piegato anche il Catania dal punto di vista in testa. Sicuramente, guarda, io sono veramente contento per questo e che sono riuscito a aiutare la squadra. E spero di farmi trovare pronto per le altre situazioni e aiutare Livorno a vincere le partite. Una dedica particolare? E io questa la dedico a mio padre che è morto, però in questo periodo qua lo sto pensando troppo, quindi questo sicuramente lo dedico a lui che mi sta guardando dal cielo. E ti ha dato anche una spinta? Sicuramente.